Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul canale. Io sono Gaia e oggi faremo il bookshelf tour di questa gigantesca libreria che contiene solo e solamente autori italiani. Infatti, se mi seguite da un po', saprete che in casa mia è pieno di libri. Non parliamo di libri che ho acquistato solamente io, ma che vengono tramandati dalla mia famiglia da tanto tempo e da cui attingono un po' tutti, quindi mio nonno, mia zia, mio padre. Non sono l'unica che usufruisce a questa immensa biblioteca, ma appunto siamo in più persone. Però la fortuna è che ogni volta che ho bisogno di un libro vengo qua e lo cerco. Avendo così tanti libri, davvero tantissimi, infatti abbiamo pensato che il modo migliore per dividerli fosse per nazionalità. Quindi vi ho già mostrato i libri che tengo in camera, quindi nella mia libreria personale. I libri sulla moda e sull'arte che colleziono io da un po' di tempo e i libri sul femminismo, che è un tema che mi interessa molto. Iniziamo invece con questo video la serie di librerie divise per nazionalità. Quindi partendo dagli italiani, ma sappiate che ce ne sono davvero per tutti i gusti. Abbiamo inglesi, americani, cinesi, giapponesi, autori dell'est, quindi Ungheria e Repubblica Ceca. Poi abbiamo, non so, quelli nordici, quindi svedesi, norvegesi. Poi abbiamo quella sugli africani, abbiamo sudamericani. Insomma, cosa ho fatto io durante il lockdown? Le ho sistemate tutte. È stato davvero un compito arduo perché non solo c'era da dividere i libri per nazionalità perché molti si erano mischiati nel tempo, ma soprattutto in ordine alfabetico. Infatti da qua si parte dalla A, che è là in cima, poi in ordine alfabetico fino alla Z, in modo che sia molto facile trovare il libro che si sta cercando. Spoiler, di solito non si trova mai il libro che si sta cercando, cioè vabbè, in ogni caso ci si prova. Ovviamente non li ho letti tutti, anzi ne ho letti davvero una percentuale minima ed è per questo che ho bisogno anche del vostro aiuto. Se quando vi mostrerò i libri trovate qualcosa che secondo voi dovrei assolutamente leggere, un autore che è incredibile, di cui non posso fare a meno, fatemelo sapere nei commenti. Aspetto i vostri consigli. Aggiungo anche che non sono proprio tutti i libri di autori italiani che abbiamo, perché molti sono un po' smistati in altre librerie, vedi quella che ho in camera, a volte un po' si perdono in giro, però insomma qui ce n'è la maggior parte. A questo punto lasciate like se volete vedere il tour delle altre librerie e io aspetto proprio il vostro like per procedere alla registrazione, quindi ci tengo particolarmente, e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Ora, bando alle ciance, iniziamo subito. Allora, partiamo con una veloce panoramica della libreria. Come vedete non c'è solo una fila di libri, ma sono due file per ogni scaffale. Mi sono munita di scaletta per riuscire a salire fino in cima e partiamo dalla A, che è laggiù. Proseguiamo in questo ordine e andiamo fino a praticamente la Z, che è là in fondo. Allora, come vi ho già detto, per ogni scaffale ci sono due file e spesso per una lettera ci sono addirittura due scaffali, quindi ad esempio la A ne ha due. Io adesso sposto i libri che ci sono sulla prima fila, li metto un attimo qua sopra, in modo tale che riesco a farvi vedere quelli che ci sono dietro. Allora, andiamo molto velocemente. Abbiamo Carmine Abate, Eraldo Affinati, di cui ne abbiamo uno, due, tre. Se ne vedete di doppi fatemelo sapere, perché a volte ce ne sono di doppi e a quel punto io o li scambio o li vendo. Alcuni di questi libri tra l'altro sono molto molto vecchi, come ad esempio questo qui di Aurelio Agostino. Poi abbiamo Milena Agus, Alberti, Edoardo Abbinati, Alfieri, anche questo Alfieri, Dante, La Divina Commedia, secondo me qui c'è solo il Paradiso, esatto. Le Rime, invece poi Convivio, Il Monarchia. Poi abbiamo Sibilla Aleramo, Diario di una donna. Questo tra l'altro potrebbe tranquillamente stare nella sezione dei libri femministi. Poi Ambrogio, Alvaro, di cui ce n'è più di uno, e Ammaniti. Tra l'altro io ho letto anche Io non ho paura, che è questo qua. Ce n'è un altro di Ammaniti, poi un altro ancora, Come Dio comanda. Poi Maria Pia Ammirati, io spero di non sbagliare neanche un nome nel corso di questo video, ma sarà difficile perché a un certo punto sicuramente non saprò più cosa sto dicendo, ma andiamo avanti. Alessandra Appiano, Domani ti perdono, Arbasino, Arcuri, di nuovo Arbasino, quindi c'è qualcosa che non va qua. Arbasino, quindi ce ne sono un po'. Dopodiché questo l'abbiamo già detto, e un altro pezzo della Divina Commedia che è finito qua, e per ultimo sempre Dante. Però questo penso che non sia scritto da lui, ma appunto è un approfondimento. Poi Artenino, Arpino anche questo,
Arpino anche questo, Arpino anche questo, questo e poi Arslan. Dopodiché di Arslan, che non so pronunciare, ne abbiamo due. Poi Augias, nomi troppo difficili per me. Poi Aurigemma, la Avallone, di cui tra l'altro ho sentito molto parlare di questo libro, ma non l'ho ancora letto. Ditemi voi se dovrei prenderlo, portarlo su di sopra dove tengo i libri che devo leggere il prima possibile, diciamo. Anche questo della Avallone. Poi abbiamo Avallone di nuovo, Avoledo, 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 Avoledo di nuovo, Avoledo di nuovo. E come se non ne avessimo abbastanza, altri due di Avoledo. Bene, abbiamo terminato con la A, quindi passiamo alla B, dove già ho visto che c'è Barbero che... Quindi abbiamo Bachelli, Baldini, anche questo Baldini, Barbaro, Barbaro di nuovo, Barbaro ancora, Alessandro Barbero. Però ragazzi, fermi un attimo. Cioè, questo e questo sono lo stesso libro? Mi sa proprio di sì. Allora, questo è quello che succede. Bisogna giocare un po' a memory, tipo l'avete già visto da qualche parte. In questo caso il libro è proprio doppio, me ne sono accorta ora. Cosa faccio in questo caso? Vedo quello che è nella condizione peggiore e lo tengo. Mentre quello che è nella condizione migliore lo metto da parte e provo o a venderlo o a scambiarlo. Quindi sapete che bene o male troverete questo libro in scambio da qualche parte sulle piattaforme che uso, quindi Acciobooks o Depop. Poi Barricco, Oceano Mare... questo è di Baccolo, poi Dino Basili, poi Bassani e ce ne sono quattro, ma sono sicura che su di sopra ce ne sono altri che ho già messo da parte per leggere. Poi Cordiali Saluti di Baiani, Baiani anche Ogni Promessa, Baiani anche questo, Balestrini, Balzano, resto qui, che secondo me c'è anche su di sopra perché io l'ho già letto e penso di averlo tenuto su, quindi bisognerà controllare che non sia doppio. Ma mi chiederete, come mai hai così tanti libri doppi? È semplice. Essendo che siamo in tanti che li leggiamo, potrebbe essere che una persona compra un libro perché non lo riesce a trovare e poi si scopre che in realtà l'ha comprato anche qualcun altro. In quel caso, appunto, noi cerchiamo di tenerne solo una copia. Anna Banti, Artemisia, questo me lo porto via perché lo voglio leggere, quindi me lo prendo e me lo porto su di sopra. Poi qua ce n'è un altro sempre di Anna Banti. Poi abbiamo Bellocchio, Bellonci, Benedetti... anche questo Benedetti, e poi abbiamo qualche libro di Stefano Benni. Forse solo due? Pensavo che ce ne fossero di più. Sono sicuramente su di sopra. Vorrei leggere un libro di Stefano Benni, ma non c'è qua quello che vorrei, che mi sembra che si chiami Bar Sport, quello che vorrei leggere. Lo devo cercare su di sopra. In questo caso è un libro a cura, però l'abbiamo messo qua lo stesso ed è a cura di Mario Bensi. Poi La vita è bella di Benigni, Bartolini, Belli, Bellotti, che questo qua potrebbe tranquillamente andare nei libri femministi, infatti mi sa che lo porterò su. E poi anche questo Bellotti, I fiori dell'ibisco. Qua siamo al secondo scaffale della B. Bernardi, anche questo Bernardi, Berto, questo forse si è un po' perso, vabbè, dopo li sposto. Bertolucci, Berto ancora, quindi Berto praticamente si è un po' mischiato con altri autori, però va bene, adesso li sposto. Sempre Berto, Bertoli, bevi l'acqua anche lui e anche lui. Controllo sempre che i titoli non siano simili, a volte mi sfugge qualcosa, per appunto capire se sono libri doppi. Poi Maria Bellonci, che c'era anche dall'altra parte, quindi anche questa si è un po' persa. Elio Biagioli, poi questi piccoli di cui non riesco a leggere il nome, quindi andiamo oltre. Bilenchi, Bocca e Boccaccio, il Decameron. Ancora Bocca, poi abbiamo Boito, Boito anche qui, questo non si sa. Bonanni, questo mi sa che va nella sezione femminista. Poi Bortoli, Bozzoli, Brancati, anche questo Brancati, Bontempelli, questo l'ho storto, Bonanni, Brancati anche questo. E qui abbiamo il terzo scaffale della B. Diciamo che di autori con la B ce ne sono parecchi. Allora, abbiamo ancora Brancati, Breglia, Brignetti, Brignetti anche questo, Brizzi, Brunetta, Bufalino, Bugaro, di cui ce ne sono un po', anche questo, poi Busi, di Aldo Busi ce ne sono davvero tanti. Le persone normali, vita standard, questo, le consapevolezze ultime, e poi si passa a Buzzati, che è l'ultimo, di cui anche qua ce ne sono un po', non sono tutti ma alcuni. Ok, siamo a questo punto, l'ultimo scaffale della prima fila ed è la C.
Con la C abbiamo Calasso e poi iniziamo con Calvino. Di Calvino non c'è tutto quanto perché alcuni li ho su e alcuni non si riescono più a trovare. Quindi abbiamo ad esempio la giornata di uno scrutatore, poi Marco Valdo, poi uno si è perso, vabbè, la nuvola di Smog e la formica argentina, poi collezione di sabbia, se una notte un viaggiatore, le città invisibili che stavo cercando da tutte le parti e pensavo che fosse scomparso per sempre, e invece è qui e io me lo porto su e me lo leggo. Poi le cosmiche, Palomar, la speculazione edilizia e poi si parte con Camilleri. Praticamente questa libreria è come fare shopping gratuitamente. Cosa vuoi, non prendere niente? Cioè, io vengo qua, prendo proprio. Poi ovviamente anche gli altri della mia famiglia fanno così e alla fine si mette tutto in disordine. Ma non importa, l'importante è leggere. Quindi abbiamo detto Camilleri. Non leggo i titoli, comunque ce ne sono un po', cioè solo tre in realtà, gli altri scomparsi. Poi abbiamo Canali, Girardello, Decamon, ne abbiamo tantissimi, quindi tutti questi qua e forse anche qui, esatto, abbiamo altri tre. Poi gli ultimi con la C che avevo spostato intanto. Abbiamo sempre Camon, abbiamo detto, poi Campanella, Campanile, Campanile, Canosa, Capusella, Cappelletti, Cappello, Capuana, Caproni, Caputo e Caprotti. Non è una filastrocca. Qui la situazione inizia a farsi davvero molto affollata e adesso dovrò trovare il modo di spostare i libri. Quindi questi sono con la C, anche quelli dietro, anche questi e anche questi. Buona fortuna a me. Allora, qua abbiamo Cancogni, sia qui che qui, mentre in mezzo abbiamo Cancrini, che si è intromesso. Poi Cappiello, Caproni, che secondo me c'era anche di là Caproni, quindi vabbè. Poi, questo non si sa, Caredio, Cardini, Carlotto, Carrieri, anche questo Carrieri. E poi abbiamo una serie di Caro Figlio, quindi tre qui, poi uno qui e uno qua ancora. Poi so che anche su di sopra ce ne sono altri. Carrano, Caruso, Casanova, anche questo Casanova, Cassola, Cassola e Cassola. Poi questo è di Calogero e l'ho messo qui perché altrimenti non ci stava. Anche qui abbiamo Cassola, Il taglio del bosco e Un matrimonio del dopoguerra. Poi Il soldato, sempre di Cassola, anche questo Cassola. Poi Castellaneta, ce ne sono due, anzi tre. Castiglione, Catanzaro, Cattari, Cattaneo, Cecchinel, questo, Celati, Celestini, anche questo, Cellini, Cerati, Cerami, Ceriello, Chiara. Anche in questo caso sono passata allo scaffale successivo e abbiamo un sovraffollamento, quindi sposto tutti questi e vi faccio vedere quelli dietro. Eravamo rimasti con Chiara, quindi anche qua abbiamo un altro libro di Chiara. Chiara, questi sono uguali, hanno lo stesso titolo. Eccoli qua, li abbiamo trovati i doppioni. I doppioni potrebbero presentarsi in forme diverse. Vogliamo capire se sono lo stesso libro o sono due libri differenti? Allora, sì, li ho guardati anche all'interno e sono effettivamente lo stesso libro, quindi adesso ne scelgo uno da tenere e uno da dare via. Poi, di casa in casa, La vita, sempre di Piero Chiara, Chierirci, Fratello Mitra, Chilanti, Cialente. Questo libro mi fa riderissimo perché si chiama Interno con figure e più volte l'ho aperto per vedere se all'interno ci sono delle figure, ma non ci sono. Poi anche qua Cialente, Cialente, che devo capire come si pronuncia, ma immagino così. Cibaldi, Cibrario, Cibotto, anche questo Cibotto. La donna è esclusa, storia del matrimonio e della famiglia, secondo me questo va nella sezione femminista. Cicognani, Cipolla, Cipriani, Cipriani anche questo qua, no, non è lo stesso. Colapricco, Collodi, Pinocchio, questo l'avevo letto quando ero alle superiori. Questo a cura di Furio Colombo, Comencini, Comencini anche questo. E poi si inizia con Commisso, quindi La donna del lago e Giorni di guerra. Qui continuiamo con Commisso, ho rimesso tutti i libri, quindi La mia casa di campagna, questo Notte tempo casa, poi Conti, 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 Cordelli, Cordelli, Kovacic, 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 questo Kovacic. Poi Maria Rosa Cutrufelli e qui ce n'è più di uno, quindi I bambini della ginestra, Il giudice delle donne, Mamma Africa e Il cliente. Devo dire che vorrei leggere assolutamente un libro di questa scrittrice, devo ancora farlo ma devo capire da quale iniziare. Dopodiché passiamo alla D, anche qua un sovraffollamento con uno scappato di casa e due scaffali. Allora abbiamo Lettere dal fronte,
fronte. Gabriele D'Annunzio, anche questo è D'Annunzio, poi Stefano D'Arrigo, D'Arzo, qui ce ne sono due, poi Davi, L'aria che respiri, Il vello d'oro, poi questo non lo so, non si riesce a leggere, De Amicis, ce ne sono tre, quattro, De Angelis, De Carlo. Continuiamo con De Carlo, di cui c'è questo, poi De Cataldo, Harry De Luca, di cui abbiamo là dietro anche Il peso della farfalla, che è davvero sottilissimo e non riesco a farlo stare però qua dentro, poi De Marchi, anche questo De Marchi, poi De Medici, De Rienzo, De Roberto, anche questo. Tra l'altro I Viceré è uno di quelli che vorrei leggere, però per ora lo lascio qui perché anche la mia libreria su di sopra è sovraffollata di libri che voglio leggere e in ogni caso so che quando lo cercherò lo troverò qui, o almeno si spera. Anche qua faccio lo stesso lavoro di spostamento, quindi andiamo a vedere la fila là dietro. Abbiamo qualche libro di Diego De Silva, quindi Tre terzi, La donna di scorta, Certi bambini, Voglio guardare, poi De Santis, Del giudice, anche qui ne abbiamo più di uno, Del 13, Grazia Deledda, e di Deledda ce ne sono davvero un po', anche se questo si è intromesso. Quindi abbiamo La madre, La giustizia, La danza della collana, Elias Portolù, che era storto, Canne al vento, che è storto anche questo ed è uno di quelli che vorrei leggere, però per ora rimane qui, poi La vita del male, L'edera, Cenere, L'argine, e poi passiamo a Desiati, di cui ce n'è uno, due, tre, poi abbiamo Dentiello, Denti ed Essi. Poi sempre Dessi, Poesie d'ombre, Di Benedetto, Veleno, che è a cura di Tommaso Di Francesco, Di Fulvio, Di Paolo, Dianese, Dorfles, Massimo Donà, Doninelli, Dossi, Dotti, Duranti e Durati. E poi questo in realtà è un fuggitivo, ma lo lasciamo qua per il momento. A questo punto siamo arrivati alla E, e di autori con la E ce ne sono davvero pochi, tra cui praticamente Umberto Eco fa da padrone della situazione, perché i suoi libri praticamente sono tutti. Cioè, a parte questo che è di Evangelisti e questo che è di Emilia, tutti gli altri sono di Umberto Eco. Sì, c'è anche Il nome della rosa, che è questo qua. A me piacerebbe leggerlo, ma mi piacerebbe soprattutto leggere Il cimitero di Praga. Mi sto rendendo conto adesso che forse non riesco a mostrarvi tutti i libri della libreria. In ogni caso, continuo ad andare avanti e se mi si dovesse spegnere la telecamera, sappiate che ci sarà una parte 2. Ok, siamo arrivati alla F, faccio il solito lavoro e poi vi mostro. La situazione qua dietro è un po' in disordine, ma noi cercheremo di farcela comunque. Parto proprio da questi, che sono I racconti neri di Finzi, Totò, L'uomo e la maschera di Franca Faldini e Goffredo Fofi, che probabilmente non sapevo neanche io dove mettere, e poi Fantina. Dopodiché abbiamo La Fallaci, con Interviste con la storia, di cui ho due volumi, poi Federici, Giorgio Faletti, Fenoglio, anche questo è Fenoglio, Una questione privata lo voglio leggere, poi abbiamo Ferrero, Flaiano, poi Dario Fo, e anche qui Dario Fo, Fogazzaro, Fiumi, Foglia, Fonzi, Fortebraccio, Fois, che non so come si pronuncia, poi Fortini, Fortunato, anche questo Fortunato, Ugo Foscolo, questi sono tutti di Ugo Foscolo, Elena Ferrante, che avevo provato a leggere ma poi mi ero fermata perché non mi stava piacendo e non era il momento giusto, ma la voglio recuperare assolutamente, poi Franzoso e questo. Sì, ovviamente di Elena Ferrante stavo leggendo proprio L'amore molesto, proverò con gli altri suoi libri. Bene, mi sono resa conto che non faccio in tempo a mostrarvi tutti i libri di questa libreria perché intanto il video verrebbe troppo lungo e inoltre ho la telecamera scarica, quindi mi devo assolutamente fermare. In ogni caso, fatemi sapere con un like se volete vedere la parte 2. Spero che il video vi sia piaciuto, noi ci vediamo alla prossima, ciao!